Ben ritrovati amici di AgriSapori, il piacere del buon gusto. E allora siamo tornati presso gli spazi espositivi di Bologna Fiere per la 41esima edizione di EIMA International, la kermesse internazionale mondiale dedicata alla meccanizzazione agricola. Ricordo che dal 2006 l'EIMA ha preso forma biennale, ma di questo vi avevamo già informati allora. Beh, amici cari, se 2 anni fa abbiamo potuto dire l'EIMA dei record, credo che si possa replicare ancora di più, perché i numeri sono ancora in crescita. Pensate che parliamo di circa 600 le aziende estere presenti qui negli spazi espositivi, insomma migliaia e migliaia e migliaia di visitatori, con un incremento a doppia cifra. Una grande EIMA International 2014. Subito in apertura diamo la linea a Massimo Goldoni, presidente di Federunacom, la Federazione Italiana dei Costruttori per le Macchine Agricole. Un breve intervento, Gavazza, dalla regia del discorso d'apertura, della conferenza stampa d'apertura. Benvenuti, benvenuti qui in EIMA 2014, EIMA International. In questa edizione 2014 le industrie espositrici provengono da 45 paesi nel mondo. EIMA International 2014 ha aperto i battenti. Siamo a un'edizione record di questa nostra rassegna, di questa nostra manifestazione, che è diventata sempre più un fiore all'occhiello dal punto di vista fieristico, ma soprattutto dal punto di vista di kermesse, dove si incontrano tutti gli attori, tutti gli operatori che hanno interesse, hanno attività nel mondo dell'agricoltura, nel mondo della manutenzione professionale, hobbistica del verde, nel mondo della multifunzionalità, delle bioenergie e da quest'anno anche del florovivaismo. In questo contesto, che ha visto quest'anno una copertura straordinaria, quindi con 300.000 metri quadri lordi che si trasformano in circa 150.000 metri quadri netti di superficie, di suolo occupato dalle macchine e dall'esposizione, si metteranno in questa vetrina, in questo palcoscenico formidabile, 1.800 espositori, molti dei quali sono stranieri, provenienza da 100 paesi in giro per il mondo, quindi da quelli più evoluti a quelli in evoluzione. Avremo delegazioni ufficiali da parte di tanti paesi stranieri, a cominciare da quelli dell'area africana, sia mediterranea che subsahariana, dall'America Latina, da paesi dell'Asia fino all'Estremo Oriente, le Filippine, il Vietnam, la Corea, e quindi un momento di incontro di tutti quelli che a livello mondiale possono in un qualche modo essere attori principali di un'agricoltura, ovviamente per fini alimentari e non solo, che sta diventando, a ragione, uno dei fattori importanti e trainanti dell'economia di tante zone del mondo. Riteniamo che appunto questa occasione, questa edizione di EIMA, sia il momento per fare il punto anche sulle strategie a livello italiano, di sicuro con i vari ministeri dell'agricoltura, dello sviluppo economico e dell'ambiente, ma anche a livello europeo, quindi con i parlamentari europei italiani che già incontrammo in settembre, ma che abbiamo ovviamente invitato anche qui, a livello mondiale con tutti i player e costruttori di macchine e attrezzature per l'agricoltura a livello di tutti i continenti. E quindi in questo contesto ci sarà un panel incredibile di convegni, seminari, workshop, approfondimenti e incontri B2B, perché appunto abbiamo creato con l'organizzazione, con l'ausilio dell'ICE che ci ha affiancato con un piano promozionale, degli incontri B2B tra i nostri operatori e operatori dei paesi che appunto abbiamo invitato. Vi invito a visitarci qui a Bologna Fiere da oggi, che è mercoledì 12, fino a domenica 16, per poter vedere, toccare con mano in diretta quelle che sono le novità, quelle che sono le innovazioni e soprattutto anche le curiosità e gli approfondimenti che si faranno. Ovviamente di tutto questo i momenti salienti verranno anche trasmessi a EIMA.it, che sarà la nostra vetrina virtuale, per cui anche chi non potrà recarsi fisicamente qui a Bologna potrà avere un assaggio ben approfondito di tutte le nostre attività.
Ringrazio Massimo Goldoni, presidente Federunacom. Vi ricordo che anche questa puntata la potete poi rivedere su www.agrisapori.it. Ma subito le novità tecniche, parliamo di trattori e lo facciamo in casa Class. Per questa EIMA 2014 Class propone una nuova gamma di trattori, è la gamma Atos, sono due tipi, serie 200 e serie 300, da 70 a 110 cavalli. Abbiamo scoperto questa mattina le macchine, il lancio è il primo lancio pubblico di questo nuovo prodotto, costruito dal gruppo Same nei colori Class. La macchina poi viene brandizzata con cofano e alcuni componenti che sono solo per il marchio Class. Questa mattina abbiamo avuto il lancio, come dicevo, il primo lancio pubblico, c'è stata una conferenza stampa con una quarantina di giornalisti che sono arrivati da tutta Europa, e poi abbiamo con loro e con il vicepresidente, il dottor Lothar Krisum, che ha scoperto le macchine insieme a Paolo Tencone, amministratore delegato di Class Italia. Il mercato in generale, crediamo che il mercato per i prossimi anni o perlomeno per il 2015 sia un mercato stabile intorno ai numeri di quest'anno, senza grandi cambiamenti, e il nostro obiettivo è di completare la gamma, di coprire tutte le nicchie di mercato e di continuare a crescere in termini di quota di mercato. Anche quest'anno EIMA International ha proposto decine di incontri, convegni, seminari, workshop. Ne abbiamo seguito uno dedicato al contoterzismo. Come Nomisma, Ufficio Studi Economici, nell'ambito di EIMA International 2014 abbiamo realizzato uno studio sul settore contoterzistico italiano per conto delle principali organizzazioni professionali del settore contoterzistico, con la collaborazione appunto di New Business Media ed Agricole. Questo lavoro è stato volto a cercare di definire i contorni di un settore di cui non si conoscono, non si hanno a disposizione molti numeri, per cercare di definire un po' quali sono i principali elementi che lo caratterizzano, quali sono le imprese, come sono fatte le imprese agromeccaniche, quali sono le attività che svolgono e le principali criticità che incontrano nello svolgimento delle attività imprenditoriali. Tra le principali evidenze emerse sicuramente possiamo segnalare una forte diffusione del fenomeno del contoterzismo tra le imprese agricole italiane. Si parla di oltre 530.000 imprese che ricorrono ai servizi in conto terzi. La motivazione che guida queste imprese agricole a scegliere i servizi di contoterzismo è legata soprattutto a problematiche economiche di redditività, in quanto negli ultimi anni si è assistito a un'erosione del reddito delle imprese agricole, che quindi hanno difficoltà a investire in macchine o ad avere dei costi di esercizio delle macchine efficienti da un punto di vista economico. L'altro aspetto che emerge è sicuramente il fatto che le imprese agromeccaniche sono in grado di fornire servizi di qualità ed avere competenze che in alcuni casi le imprese agricole non hanno, tant'è che dall'indagine è venuto fuori che la maggior parte delle imprese agromeccaniche impiega trattrici e macchine agricole di età inferiore ai 10 anni e in alcuni casi anche sotto i 5 anni, questo per dimostrare il grado di innovazione e di aggiornamento di queste imprese, che quindi sono in grado di supportare, di essere un vero e proprio supporto e non solo un mero servizio per il settore primario italiano. Ritornano in scena le novità tecniche su Agri Sapori, un nuovo motore per Koehler Lombardini. EIMA 2014, novità in casa Lombardini, la perfetta integrazione con il brand Koehler Engine. Infatti, come potete vedere, il nostro stand completamente a marchio Koehler Engine espone prodotti, sia benzina che diesel, solo a marchio Koehler. Questo è un momento particolare per noi come azienda, perché presentiamo un nuovo modello, un nuovo motore che realmente completa la nostra gamma di prodotti diesel e la estende fino a 100 kW di potenza. Il motore che vedete alle mie spalle, il KDI 3404, 4 cilindri di una cilindrata di 3,4 litri, disponibile in due modelli, una versione con e una versione senza SCR, a seconda del tipo di potenza selezionata, permetterà e consentirà ai nostri clienti di avere un motore conforme ai nuovi livelli di emissione in vigore.
Conferenza stampa questa mattina in casa con le Engine per la presentazione del nuovo motore KDI 3404. È stato veramente un momento incredibile in cui abbiamo svelato al mondo intero, perché questa è l'anteprima mondiale, il nuovo modello che sarà a partire da questa fiera presentato nelle principali manifestazioni fieristiche europee e non solo, perché ad esempio la prossima settimana questo motore con questo format, in questo stand, sarà presentato al Bauma China di Shanghai. EIMA significa nuovi modelli, nuovi motori, nuove energie, proprio il futuro dal punto di vista energetico lo ha seguito la nostra redazione. Bologna, EIMA, una fiera straordinaria, la fiera delle meccanizzazioni agricole. Noi siamo qui per parlare di un tema particolare. La sfida è questa: è possibile produrre cibo ed energia in modo sostenibile? Considerando il fatto che la priorità per l'impresa agricola è quella di produrre cibo per la gente, per l'umanità, e la nostra risposta è sì, la dimostriamo attraverso quattro imprenditori agricoli che presentano la loro esperienza, che riescono a produrre olio di oliva, vino buono, carne, latte, cereali e allo stesso tempo producono energia rinnovabile. Questa è la sfida sulla quale noi siamo lanciati, la nostra associazione opera in questa direzione da 14 anni, oggi siamo affiancati da un'associazione di giovani agricoltori. È l'AGIA, l'Associazione Giovani Agricoltori promossa dalla CIA nazionale, sono giovani imprenditori che hanno accolto la sfida dell'innovazione e quindi qui sono pronti ad ascoltare e a misurarsi con le proprie capacità di intrapresa per dimostrare che questa sfida si può vincere. AGIA è un'associazione di giovani imprenditori agricoli ed è l'associazione di persona di CIA che si occupa di politiche giovanili in agricoltura. Oggi la nostra partecipazione ad EIMA in collaborazione con AIEL è dovuta al fatto che delle best practice devono essere necessariamente valorizzate per essere da input positivo per tutti i giovani che intendono produrre cibo ed energia in maniera sinergica. L'associazione conta circa 25.000 iscritti in tutta Italia ed è un bel numero. Il nostro punto focale, noi ci concentriamo molto su quello che è il ricambio generazionale, perché non si fa ancora abbastanza a favorire appunto l'ingresso di giovani in agricoltura. Allo stesso tempo ci sforziamo quindi di far conoscere quelle che sono le nostre imprese, valorizzando ogni forma di agricoltura, quindi dall'agricoltura più prettamente industriale, quindi le grandi aziende, e così anche le piccole, quelle che resistono su territori anche sconosciuti. Una delle ultime novità è il lancio di un master in apertura e gestione delle start-up agricole, con l'obiettivo proprio di creare un circuito virtuoso tra ricerca, imprese, know-how proprio delle imprese, supportare ulteriormente i giovani che intendono investire in agricoltura. Ho l'onore di rappresentare AIEL nella sua espressione politica, come affiancando nella gestione di questa importante associazione che è un'associazione di filiera, è un'associazione che nasce dagli agricoltori ma che poi si è espressa in tutta la filiera che interessa un po' anche le altre imprese, ma dico io anche la società civile. Noi siamo fermamente, io sono fermamente convinti che l'azienda agricola, l'impresa agricola, oltre la sua naturale espressione produttiva che è quella di cibo, concilia perfettamente lo sviluppo delle energie rinnovabili. L'imprenditore agricolo lo ha sempre fatto nel tempo, prima soprattutto utilizzando la forza motrice che serviva per le campagne, in questo momento invece può dare un supporto eccezionale a quello che è la qualità della vita dei cittadini, è quello di poter fare in modo che ci sia una sostenibilità anche nell'uso dell'energia termica, di parte dell'energia elettrica, questo utilizzando bene le risorse
del patrimonio rurale, che va, sono i boschi, che sono la gestione delle bordure, dei corsi d'acqua, la gestione dei sottoprodotti che sino adesso molte volte sono stati considerati rifiuto, che invece sono una risorsa eccezionale, ma non tanto da un punto di vista economico, soprattutto, dico io, da un punto di vista di ritorno sulla società civile come benessere, perché la qualità dell'aria, perché il minor utilizzo di combustibili fossili è sicuramente qualità della vita per tutti. Gli imprenditori agricoli sono disponibili, lo hanno fatto prima, ma ancora di più adesso ad affrontare questo tema. La nostra associazione ha l'ambizione di essere interfaccia con la politica, perché ci possano essere delle norme che possano facilitare questi percorsi, e poi chiaramente le nostre imprese rappresentate dai giovani sono il futuro, quello che dovrà mettere in atto con l'innovazione, con la volontà di un giovane queste imprese. È arrivato il momento di dare la linea anche alle istituzioni, perché? Perché nelle giornate di fiera a Bologna è arrivato anche il ministro del MIPAF, Maurizio Martina. Giovani in agricoltura, ricambio generazionale. Bisogna guardare il futuro. È la sfida delle sfide per l'agricoltura italiana. Noi ci vogliamo lavorare seriamente, abbiamo iniziato a fare delle scelte importanti già nei mesi scorsi, penso in particolare al piano che abbiamo chiamato Campo Libero e che abbiamo inserito nella legge di competitività, alcune misure importanti a sostegno del credito e soprattutto dell'investimento nell'impresa agricola da parte delle giovani generazioni, sotto i 40 anni in particolare. Bisogna lavorarci intensamente, è la madre secondo me di tutti i cambiamenti necessari per l'agricoltura italiana, e ci sono secondo me le risorse, le energie, le intelligenze, le passioni giuste anche da parte di giovani generazioni che guardano l'esperienza agricola con interesse. Io parlo per i mesi che sto vivendo da ministro e dico che sull'esperienza agricola italiana e in generale per l'agroalimentare italiano c'è un'attenzione importante. È anche un passaggio delicato quello che stiamo vivendo, non nascondo i problemi, però penso di poter dire che quando si parla oggi di agricoltura si ha un'attenzione che forse negli anni scorsi non c'è stata, e questa è una cosa importante. Non risolve i problemi, ma è la base fondamentale per poi costruire le soluzioni. E adesso parliamo di un grande e importante record. Lo ha registrato New Holland con una immensa, mastodontica, ma soprattutto potentissima mietitrebbia. Ad EIMA International New Holland presenta la macchina dei record. Parliamo della CR10.90, che è stata presentata in anteprima appunto al Salone dell'EIMA. È una macchina esclusiva, proprio presentata per il mercato italiano, ma chiaramente internazionale, perché abbiamo anche un grande pubblico internazionale che partecipa all'EIMA. Macchina dei record perché? Perché ha due record fondamentali. Il primo, record di potenza, è la macchina più potente oggi al mondo dal punto di vista delle mietitrebbie, ma l'importanza è il record che è appena stato battuto, è quello del record mondiale di trebbiatura in 8 ore. Vale a dire che la CR10.90 ha ottenuto il record mondiale di raccolta con 797 tonnellate in 8 ore raccolte. Una cifra astronomica, ha polverizzato il record precedente, quindi ha confermato che CR10.90 è la macchina veramente oggi dei record, quindi abbiamo una grande capacità di raccolta, abbiamo una grande capacità di pulizia, quindi di qualità della granella, ma soprattutto riducendo i consumi di carburante. Questo è un po' il life motive che ci diamo per questa macchina. Esaltiamo un altro punto, che è quello del comfort. Abbiamo la nuova cabina, l'Harvest Suite Ultra, che è la nuova cabina studiata per la serie 10.90, ma che verrà poi estesa a tutta la serie delle CR, che cambia veramente un po' l'oggetto del comfort. Il driver, l'operatore, è al centro dell'attenzione, è stato fatto tutto attorno a lui dal punto di vista operativo e funzionale, quindi l'operatore in veramente un tocco di mano e un colpo d'occhio ha sotto controllo tutte le funzioni operative della macchina. Oltre alla 10.90 parliamo di un altro punto chiave di questa EIMA International, è il T3F. È stato premiato proprio ieri come trattore dell'anno nel Best Specializer.
ed è un fiore all'occhiello degli specializzati New Holland. Specializzati perché? Perché sono trattori che nell'ambito del mercato italiano, ma possiamo vederlo nell'ambito del contesto di tutto il sud Europa, sono macchine che sono degli specialty, quindi macchine dedicate a frutticoltura, a vite, a olivi, quindi macchine che hanno nella loro compattezza il loro punto di forza. Potenze fino a 75 cavalli, quindi sono macchine che vengono utilizzate per la raccolta, il trasporto, per la pulizia dei sottofilari, quindi molto importante. E New Holland direi che oggi è leader incontrastato in questo segmento e lo riconferma ancora con questo Best Specializer del T3F che è stato premiato. E allora ecco le novità in casa Supertino. Franco Supertino è al mio fianco. C'è una macchina nuova che arriva a Bologna proprio come novità tecnica. Vogliamo spiegarla a loro? È la nuova rotopressa R170 toccata, monocinghia, bordi rinforzati, l'unica ancora al momento nel mercato con una monocinghia. Monocinghia vuol dire quali vantaggi? La monocinghia vuol dire meno perdite di prodotto, miglior avvolgimento del ballone, miglior traino del ballone e in più abbiamo il vantaggio di non avere più le giunzioni meccaniche per mantenere i dicintoni. Questa monocinghia permette di avere meno problemi in fase di pressatura e ho un'ottima costipazione di ballone. Posso avere anche una potenza ridotta come mezzo trainante? Sì, riduciamo una potenza di circa un 10-15 cavalli. Qualità-prezzo mi pare che sia un buon connubio, cioè una macchina che sì, è una novità ma c'è un buon rapporto qualità-prezzo. Riusciamo a mantenere un buon prezzo con un'ottima affidabilità. C'è un grande spazio qui con il vostro nome, perciò tanti modelli di macchine, non solo questa novità. Sì, abbiamo tutti i modelli sia di presse biballer, rotopresse, camera fissa e questa camera variabile. Carri miscelatori, carri trince miscelatori semoventi, impagliatrici trainate e anche portata e in più falce autocaricante che abbiamo ritornato a ripresentare in questa nuova edizione. Molto pubblico, molta gente? Beh, gente tantissima, interesse tantissimo l'interesse. A Bologna spesso le novità tecniche sono accompagnate da informazioni sulle aziende, ci sono anche delle collaborazioni, delle fusioni, dei rapporti veri e propri che nascono per esigenze di mercato. Sentiamo che cosa è successo in casa Comer. L'EIMA 2014 appare veramente affollato, è un momento di grande riflessione, di un po' la chiusura dell'anno, è novembre. E siamo felici di poter considerare che è un altro anno che chiudiamo ancora in crescita e con questa situazione di mercato siamo particolarmente orgogliosi. Vediamo l'anno futuro difficile, soprattutto non tanto per la parte industriale del nostro business quanto per la parte agricola, perché prevediamo un calo del mercato agricolo abbastanza importante nei primi mesi dell'anno e la cosa positiva, c'è sempre un lato positivo, è che riteniamo che sia abbastanza limitato nel tempo. Chiudiamo l'anno con un importante premio dato da uno dei nostri principali fornitori, CNH, ed è un premio che ci fa particolarmente piacere perché è un premio alla sostenibilità, quindi all'attenzione che noi prestiamo all'uomo e all'ambiente. Questo ci rende veramente, veramente orgogliosi, anche perché il cliente è un cliente di respiro internazionale e i fornitori concorrenti erano molti, quindi ci dà particolarmente piacere. L'accordo con Bonfiglioli è stata un'altra tappa importante di quest'anno ed è un accordo direi innovativo, molto importante, perché dove due aziende, soprattutto per aziende della nostra dimensione, aziende italiane, dove due aziende concorrenti in tanti settori si mettono insieme, ragionano e in questo caso noi abbiamo ceduto una parte del business che non ritenevamo più strategico, che richiedeva forti investimenti, per investire in altri settori che invece dove vediamo forti sviluppi, l'abbiamo ceduto a un nostro concorrente, fra virgolette, in modo che lui diventasse ancora più forte in questo settore. Ovviamente la cessione del business ha portato in contropartita diciamo un flusso finanziario per l'azienda che serve, già servito all'azienda, per finanziare un business per noi estremamente importante, che è il business delle trasmissioni e degli assali, nel quale vediamo un grande futuro per la nostra azienda.
due momenti importanti che dobbiamo andare a individuare qui ad EIMA International. Il primo, fondamentale, finalmente Federnacoma ha incontrato gli europarlamentari italiani per discutere la situazione che sul mercato interno, insomma, sappiamo, non è rosea. Sicuramente è importante l'incontro intanto. Fondamentale questo incontro, fondamentale per noi per capire quali sono proprio le reali difficoltà. Noi siamo di fatto la parte politica, quindi abbiamo bisogno di un appoggio anche della parte tecnica, capire proprio a livello proprio pragmatico quali sono i problemi che questo settore vive. Credo che questo incontro sia stato fondamentale proprio perché ci è stato spiegato nel dettaglio quali sono le difficoltà e quindi ci ha dato la possibilità oggi di avere tutti gli strumenti per poterci battere affinché le battaglie che a questo punto sono diventate comuni possano essere vinte. Ecco, sappiamo che il mercato interno, come dicevo poc'anzi, è veramente tornato indietro di decenni, perciò bisogna comprendere come poter operare, ma suppongo soprattutto come aiutare le imprese. Allora, noi dobbiamo lavorare su tantissimi livelli. Sicuramente serve dal punto di vista proprio del governo italiano una maggiore attenzione alle imprese e quindi una maggiore agevolazione a tutto quello che oggi è fare impresa. Ma dobbiamo anche valutare dal punto di vista europeo andando a di fatto normare quello che oggi non è normato. Noi abbiamo una fiscalità diversa nei 28 paesi, abbiamo condizioni economiche ma anche giuridiche diverse nei 28 paesi e quindi questa deve essere la grande sfida che vede anche proprio me come eurodeputato in prima linea e su questo mi batterò perché anche il mercato interno europeo oggi ha le stesse difficoltà che vive il mercato italiano, quindi bisogna assolutamente agire in questo senso. Io ritengo che in questo momento sia fondamentale la battaglia proprio sulla questione dei trattori stretti, no? C'è questa normativa che penalizza pesantemente il mercato italiano. Dobbiamo intanto batterci per avere una proroga, per avere più tempo, per dare la possibilità alla tecnologia di crescere e quindi di compattare questi filtri che oggi andrebbero a rovinare di fatto il lavoro e tutta la tecnologia e tutto lo sviluppo italiano e tutto il know-how italiano che abbiamo e che portiamo avanti da anni, ma dobbiamo anche batterci perché questi filtri, a mio avviso personale, non servono, sono assolutamente un sistema che peggiorativo rispetto a non metterli, quindi io personalmente mi batterò in tutte e due queste direzioni, sia per la proroga sia per l'eventuale eliminazione futura. Ci sono altri due temi importanti che dobbiamo affrontare. Il primo è drammatico, qui si rischia che le aziende chiudano in Italia, ci sia la delocalizzazione vera e propria con la perdita di posti di lavoro, perciò bisogna fare molta attenzione. Esatto, e l'Europa in questo può essere un utile strumento. Noi dobbiamo agire su diversi livelli. Innanzitutto a livello italiano dobbiamo fare programmazione, perché se non si fa programmazione non si hanno poi gli strumenti necessari e la visione a lungo termine per poter accedere a questo strumento finanziario che può rappresentare l'Europa. E d'altro canto però dobbiamo agire anche a un livello più alto, quello europeo, per diminuire la burocrazia, perché sulla carta le possibilità di accesso sono molte, ma poi quando si passa dalle parole ai fatti le difficoltà che l'imprenditore sul territorio incontra sono immani e quindi molte occasioni vengono perse semplicemente perché non si riesce formalmente ad accedere a questa linea di finanziamento. Un altro punto di questo secondo argomento, questo secondo blocco di argomentazione è il concetto delle regole. La Comunità Europea impone regole tecniche, però bisogna fare attenzione perché una piccola regola a volte sconvolge il sistema produttivo di un'azienda. Esatto, e questa è una pecca purtroppo che viviamo a livello europeo. La macchina europea è molto complicata e passa per dei passaggi precisi. Ci sono dei momenti in cui noi dobbiamo assolutamente intervenire come europarlamentari per far capire quali sono le esigenze territoriali e specifiche dei nostri territori, in modo tale da adattare quello che è un regolamento generale alle esigenze del territorio stesso. E questo purtroppo negli anni addietro non è sempre stato fatto e noi siamo in Europa anche per questo, per batterci, per portare la posizione e le esigenze dei territori. In pochi minuti, amici cari, abbiamo cercato anche quest'anno di portare nelle vostre case EIMA International, la kermesse internazionale mondiale
dedicata a tutto questo, alla meccanizzazione per il comparto agricolo, per il giardinaggio e la cura del verde. È stata una grande, grande EIMA. Tante aziende, tanti spazi per esporre i macchinari, ma soprattutto tanto, tantissimo pubblico che ha raggiunto Bologna, possiamo dire veramente, da tutto il mondo, migliaia e migliaia di persone. Un in bocca al lupo alle aziende italiane che dovranno continuare la loro battaglia con un mercato stagnante per quanto riguarda il mercato interno, ma che speriamo, ci auspichiamo, possa riprendere vigore e forza. Ma in particolare un in bocca al lupo perché le quote di mercato dell'export continuino a crescere, come è successo recentemente per gli Stati Uniti d'America. Potete rivedere questa puntata su agrisapori.it. Naturalmente grazie a Tony Gavazza per la regia, alla Federunacoma per la collaborazione, a Bologna Fiere, alla redazione di Agrisapori. Vi invito a seguirci su Facebook, il vostro mi piace ci fa piacere, Twitter, perciò siamo a 360 gradi con voi, e anche su tante radio. Dal sito agrisapori.it tutte le informazioni. Anche quest'anno abbiamo avuto il piacere, noi di Agrisapori, di curare la Web TV di EIMA International.